Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Questo sarà un vlog un pochino old school. Ci abbiamo Sammy dietro la telecamera. Sei arrivato che vi stavo facendo il pasto pre-workout. Mettiamo un overlay adesso perché ho filmato con l'iPhone. Mi sono praticamente lasciato la mezza piena qua. Mi sono fatto un po' dello skyr islandico qua. Questo qua è senza lattosio, 4% grassi e che ha 10 grammi di proteine per 100 grammi. Mi sono fatto 200 grammi dello yogurt, mezza banana e anche un pochino di cereali o avena, questo trulli qua che è tipo super super buono. E poi mi stavo facendo il mio shake proteico che mi porto con me in palestra usando le Clearway al mojito di Foodspring. E questo shake diciamo che lo utilizzo a volte come pre-workout, a volte come intra-workout e a volte come post-workout. Intanto me lo preparo e poi se mi viene voglia durante l'allenamento, se voglio di qualcosa di dolce, me lo bevo. Preferisco prendere queste Clearway rispetto agli aminoacidi proprio perché gli aminoacidi sono praticamente una forma isolata e sembrerebbe che l'effetto sia minore sulla sintesi proteica rispetto a un profilo completo appunto a delle whey come queste Clear Whey. Sto cambiando le scarpe perché di solito per stare fuori mi metto queste Barefoot Vivo, però per allenarmi, per essere un po' più fighetto e presentabile, quelle scarpe sempre mi dice che sono me. La verità. Oggi abbiamo seduta B, voglio respingere sia come intensità che come volume. Vedremo se riesco a ripetere la mia performance dell'ultima volta che ho fatto la seduta B. E facciamo un piccolo walkthrough, quindi magari mettiamo un po' di musica, vi facciamo degli esercizi e magari vi parlo nel momento e vi faccio sentire come mi sento un po'. Sono le 2:30, quindi la palestra dovrebbe essere abbastanza vuota. Let's go check it out. Mascherina, perché ormai poi con questa nuova variante mi sa che la mascherina dobbiamo metterci per un altro anno. Let's go and smash un altro workout e vedere se riusciamo a fare dei PR. E ragazzi, allora, primo movimento, facciamo questo leaning cable lateral raise, quindi un po' di laterale, e lo facciamo per due motivi. Il primo, perché così sviluppiamo e compiamo prima nell'allenamento le spalle e quindi praticamente riusciamo a progredire più rapidamente e potremmo avere più crescita muscolare in questo modo. E per secondo, così ci riscaldiamo le spalle prima di passare al movimento principale per il petto, così non abbiamo rischio di infortunio, comunque lo limitiamo. Bellissimo, Sam. Così stendiamo qua, allunghiamo al massimo del deltoide laterale, ma lo contrai e lo accorci. Ok ragazzi, prossimo movimento, movimento chiave per il petto, è questa Smith Machine. Un po' di inclinazione sulla panca, l'ho messo appena sopra, tanto creando un arco è praticamente come se la stessimo facendo flat. 40 kg al lato, devo provare a fare 6 rep, se riesco a fare 7 ancora meglio. Secondo me le fai. E questo è veramente il mio top set, quindi non voglio conservare nessuna energia, voglio fare bene il movimento, alta qualità, ma voglio spingere al limite. Se arrivo a cedimento, arrivo a cedimento, quindi 0 o 1 rear e mi spingo veramente il più possibile. Stessa volta come la volta scorsa, ma è passato un po' di tempo, mi sto allenando poco, so I'll take it. Ok ragazzi, quindi avendo fatto il mio top set a 40 kg al lato, i prossimi set, che oggi ne abbiamo 6, ma invece di fare 6 serie con 40 kg che letteralmente mi friggerebbe, non le palle come dice sempre, ma mi friggerebbe il sistema centrale nervoso, invece di fare quello abbasso il carico, faccio così per le prossime serie. Quindi da 40 metto 35, quella dopo magari 30, eccetera eccetera. 15. Allora, come prossimo movimento facciamo un lat biased pull down e mi sono chiuso un pochino nell'ultimo periodo a studiare anche un po' di biomeccanica, che secondo me è molto importante, e con questo movimento che praticamente abbiamo creato diciamo da zero, usiamo un pochino una panca per avere un po' di appoggio col petto se ne abbiamo bisogno. E praticamente invece che un normale row dove andiamo a tirare il gomito verso dietro,
qua, pensiamo a tirare il gomito verso il basso, verso la tasca davanti del pantalone. Una serie di quelle, così il pump sulla schiena. Sembri grosso, infatti. Come Domenico, non so. Vedete qua il suo gran dorsale che si allunga e che accorcia. Mamma mia, zi, che braccio che ti sta a venire. Oh. Comunque, ragazzi, è incredibile come per 10 giorni non abbiamo avuto un ritmo per la palestra e in realtà pensi di liberare molto più tempo e avere meno stress. Ma almeno per quanto mi riguarda, e vedo sempre dietro la telecamera che sta facendo di sì con la testa, tipo, la palestra è quella cosa che se non ti stressa di più di quanto già sei stressato andare in palestra, allora veramente ti migliora la giornata, uno, e due, ti dà quella struttura nella tua giornata, perché se tu la vedi come una cosa che non è un forse, magari dopo vado, forse dopo domani vado in palestra, ma lo vedi come una cosa che devi fare ogni giorno, perché è quella cosa che in inglese si dice ti ground, no? È quella cosa che è come se fosse la tua forza di gravità, come se fosse, come dico io, il tuo momento di meditazione, il momento che prendi per te. Se tu la vivi in quel modo, la palestra, allora non ci sarà mai una volta dove vai in palestra e esci sentendo di peggio. E in più la palestra ti dà appunto quella struttura nella tua giornata, quella routine, e ricordiamoci che la routine probabilmente è quello che riesce a far diventare motivazione, a trasformare la motivazione che è effimera e a creare disciplina, che alla fine è quello che ti fa raggiungere qualsiasi obiettivo e avere successo in quello che puoi ottenere. E per me sì, la palestra è quella. Io noto più massa su spalle sicuramente, che sono un po' 3D, braccia, e in generale mi sento più massoso, ma ad esempio avendo perso la definizione sul petto risulta più piccolo, e quello è uno dei miei primi punti che sembrano più piccoli appena metto un po' di grasso, perché perde tipo la squadratura, diciamo. Quello che adesso direi niente male, ed è completamente normale, raga, massa, ripeto. Mettere un po' di grasso, purtroppo non possiamo decidere dove lo accumuliamo, c'è chi lo mette sui fianchi, come me, guardate qua, guardate i fianchi, ok? Sexy. C'è chi lo mette invece subito sull'addome, chi lo mette sulle gambe, chi sul petto, eccetera, eccetera, e purtroppo è genetica, non possiamo veramente farci niente, e dobbiamo accettarlo, ed è normalissimo. Ok, raga, abbiamo appena finito la seduta in palestra. Devo dire che è la prima volta che ci alleniamo insieme io e Sammy da un po' di tempo. Da un anno. A telecamera spenta parlo un sacco e provo a spiegare le cose. Poi a telecamera accesa non lo faccio tanto, però vorrei proprio farlo nei prossimi video. Il fatto è che devo trovare l'equilibrio tra quanto contenuto tecnico di palestra mettere e quanto farlo un vlog, perché diverse persone vogliono diverse cose. Però alla fine mi avete sempre detto di essere me stesso, e adesso che voglio riprendere col canale per bene, perché ho ritrovato, diciamo, la mia direzione, mi sento molto meglio e voglio probabilmente anche includere un po' più di contenuto tecnico quando stiamo dentro la palestra. Yeah, quindi fatemi sapere se lo volete nei commenti e un like, e andiamo a farci il posto post workout, raga. Ragazzi, come passo post workout oggi vi devo dire la verità, sono diventato un pochino più uno chef, o comunque invece di pensare semplicemente a mash together gli ingredienti, a volte se c'ho tempo mi metto a cucinare delle cose, e oggi ho cucinato un bel pezzone di carne con del rosmarino e soprattutto cucinato con del vino. Vediamo se è cotto oppure no. Allora ragazzi, abbiamo due pizze che avevamo cotte in casa, e poi abbiamo la nostra carne con una porzione che è cotta perfetta, l'altra un pochino troppo cotta, e quindi queste saranno le mie proteine, mentre questi saranno i miei carboidrati e grasso, dato che è pizza che è letteralmente solo farina passata al pomodoro e un po' di mozzarella light con due foglie di basilico, e accanto per un po' di micronutrienti abbiamo dell'insalata da finire iceberg più la solita mash.
aggiunto un filo di olio sulla carne, un po' più di grassi, ma anche perché la rende un po' più buona. No, è buona. E raga, questo è tipo come sto mangiando in quest'ultimo periodo senza tracciare le calorie. Molto spesso mi faccio il riso come fonte primaria per i carboidrati. Provo a mangiare meno pane e queste cose qua perché noto che mi gonfiano e la mia tolleranza forse al glutine è un tantino bassa o più bassa rispetto a quando magari ero ragazzo e avevo 18 anni. Adesso invece sto notando che pasta e pane appesantisce un po' e mi sento gonfio, quindi mangio molto riso, però non potevo dire di no alla pizza, anche perché abbiamo fatta in casa, quindi so esattamente cosa c'è andato dentro. E ovviamente questo non è un pasto che puoi fare in 3 minuti. Voglio semplicemente ricordarvi che si possono fare pasti flessibili, buoni, proteici e con i carboidrati, e che non siano semplicemente scatolette di tonno e riso, perché anche questo ci può stare ogni tanto se vogliamo essere più flessibili. Sono in una situazione in cui non mi sono mai trovato prima, sono molto più rilassato mentalmente con la dieta e soprattutto non sono assolutamente food focus, quindi non è che mi sveglio e penso alla mia dieta, cioè 100% ferrea, cosa posso mangiare, cosa non posso mangiare, che penso già ai prossimi pasti. E sinceramente in passato un pochino la vivevo così, soprattutto quando stavo all'università, che tracciavo assiduamente le calorie. Ora invece non mi voglio mettere questo stress addosso, la sto vivendo molto meglio, sto riponendo maggiore focus sull'allenamento e sul recupero, e la dieta sta a supportare appunto questo allenamento e il recupero. E onestamente questo mi permette anche di mangiare meglio, mangiare più tranquillo, mangiare con la mia famiglia senza problemi, mangiare, uscire fuori a cena senza problemi, e veramente mi sto trovando benissimo. Penso che spiegherò ancora meglio nei dettagli appunto cosa penso e il mio approccio alla dieta in questo momento su Instagram, quindi se non lo fai già mi raccomando seguimi là, perché sto veramente provando a mettere i post informativi e utili, e penso che vi posso dare magari una strada diversa, un percorso diverso rispetto a come quello che dicevo io in passato e anche rispetto a molti altri esponenti del fitness sia in Italia che non. Ok ragazzi, io voglio finire il video qua, vedrete nei prossimi video che con Sammy abbiamo qualche idea e stiamo anche già progettando un po' il contenuto, speriamo per l'anno prossimo, quindi se tutto va bene, se non ci sta un'altra volta il Covid che ammazza tutto e tutti i progetti, dovremmo fare e portare dei contenuti fighi. E non vedo l'ora di nuovo di viaggiare un pochino, anche perché stavamo riflettendo come col canale alla fine abbiamo fatto delle serie mentre stavamo viaggiando, quella di Dubai, quella dell'America, che sono alla fine le serie che sono andate meglio sul canale, e che magari alcuni di voi, se ci seguivano e se mi seguivano al tempo, veramente raga, gran cosa, e ringrazio di tutto il supporto dopo tutto questo tempo. E praticamente quelle serie sono quelle che hanno costruito il mio canale insieme ai video informativi, quindi voglio semplicemente ritornare un pochino alle origini e fare dei video che mi piacciono fare, a viaggiare, a portarvi con me e a fare anche dei video informativi quando me la sento on the side per insegnare, per poter dare letteralmente tutto quello che ho imparato in questi ultimi anno e mezzo, perché ho studiato tanto ma ho parlato poco per il tipo di momento che ho vissuto, e non vedo l'ora adesso di ricondividere tutto il meglio possibile e riportare questo canale in alto, perché sinceramente è un pochino sceso, ma anche perché alla fine non ci ho messo tutto l'effort e tutto l'impegno che avrei dovuto metterci, e non sono stato al top me stesso, quindi sì, adesso mi sento molto molto meglio e non vedo l'ora di portare di nuovo tutto in alto. E sì, se sei arrivato fin qua, bro, ti ringrazio di cuore, sei uno dei veri veri fan e ti apprezzo tantissimo, e il tuo sostegno non lo prendo per scontato, quindi i prossimi video vedrai che saranno una bomba. Ti ringrazio di cuore, come sempre, keep improving, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi.